Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo nel mondo di Fran. Nell'ultima puntata, se vi ricordate, erano successe un po' di cose. Fran è caduta, è diventata un albero e siamo in una specie di mondo incantato che sembra molto simile a quello della storia infinita. E dobbiamo ritornare a casa come sempre. Tu, morbido gattino, oh, ti piace? Eccomi. Fran, mia cara, hai delle foglie nella tua testa, che carine. Oh, lasciati guardare. Ma che bellissima Itersanese sei diventata. Grazie, signor re. Il dottore è incredibile. Fa delle magie con l'acqua. Ma è stato triste. Mi ha detto molte cose. Ma alcune delle quali non ho capito. Non preoccuparti, Palontra starà bene. Io so la ragione. Abbiamo alcuni problemi da risolvere, ma non è niente di cui tu ti dovresti preoccupare. Cerchiamo di parlare di come tornerai a casa, ok? Sì, per favore, tu hai detto qualcosa a proposito di un grande mago? Sì, il grande mago è l'unico che è capace di riportarti al tuo corpo il tuo corpo umano. Ha delle pietre che possono aprire una porta che ti riporterà a casa. Dov'è il mago? Quali pietre? Questa terra è piena di cose che non capisco. Ah! Tu non sei ancora uscita da questo castello e vuoi sapere tutto? Questa è la passione di cui stavo parlando. Abbi pazienza, Fran. Il grande mago vive nella grande montagna Kotrem. Ma non l'abbiamo visto per tanto. Trovalo. E tutto andrà a posto. Adesso devo andare. Ma tornerò in tempo per aiutarti con la porta. Oh, bellissimo, c'è Palontras, che carino. Passa un bellissimo giorno itestanese e buona fortuna con la ricerca del grande mago. Oh, se n'è andato con Palontras. Oh, hai visto quella gigantesca e morbida creatura, Kitty? Gattino, quello è Palontras, mi ha sistemato. Sì, è davvero morbido. Oh, mi ero dimenticato, questa è la tua borsa. Oh, grazie, gattino. Hai visto le mie pillole da qualche parte? Non credo. Forse sono nell'altra parte del lago, vicino ai tuoi vestiti. Beh, abbiamo altre cose da fare in ogni caso. Oh, che bella musica. No, no, non puoi passare, è chiuso. Cosa c'è dall'altra parte del passaggio? Beh, c'è una libreria. Ma è chiusa. La biblioteca. C'è la biblioteca. Torna in autunno o in inverno. Allora sarà aperta. Salve, signore. Sei una guardia? Sì. Oh, capisco. Sai dov'è la montagna Kotrem? Sì. Dov'è? Puoi dirmi dove si trova? Sì. Beh, dimmelo per favore. La montagna Kotrem c'è solo in inverno. Ok, dimenticatelo. Ciao. Ok, quindi la montagna Kotrem c'è solo in inverno, ha detto. Un'altra cosa che non possiamo capire. Mi chiedo se dice Iterza. Dovrebbe essere, quindi sì, probabilmente questa è la scritta Iterza. Però possiamo vedere tutta la mappa. Allora, in questo momento noi siamo qui. E dobbiamo andare alla montagna. E dobbiamo anche recuperare le nostre pillole. Ciao! Oh, chi è? Chi? Sono io, Fran, non mi vedi? Oh, ora ti vedo. Hai quattro occhi. Cosa stai vendendo? Quattro occhi, non li ho. Solo le migliori plobbas di tutta la terra. Vuoi annusarle? Assomigliano a noci di cocco. Sì. È cacca, signorina. Cacca che colleziono. Non sono noci di cocco. Non voglio annusarla. Cacca?
come nel bagno? Credo sia davvero brutto mangiare cacca. Brutto? Perché? È buonissima. Noi la amiamo qua. Fa crescere tutto. Fa crescere tutto e lo fa splendere. Devo andare ora. Buona fortuna con le tue plobbas. Ciao. Sì, decisamente buona fortuna. Bambini sorridenti. Ciao, cosa stai facendo? Lavoro sul mio orologio. Oh, capisco. Signore, dove posso trovare il grande mago? No, io faccio orologi, sistemo orologi, ascolto orologi. TikTok. Vabbè, grazie. Vedo che ti piacciono gli orologi tantissimo. Beh, grazie. Ciao. Ciao. Buongiorno, giovane. Cosa stai facendo? La guerra sta per cominciare. E non posso vedere il significato in quello che non ha senso. Il gioco sta per iniziare. Tu sei Calamas, io sono Valokas. Bianco e nero, come ombra e luce. È una specie di gioco da tavolo, signore? Sì, è un gioco da tavolo. Forza, immergiti nell'avventura, tu contro di me. Ti darò una moneta se vinci. Cosa dici? Ok, quali sono le regole? Prima devi mettere tre delle stesse figure in diagonale, orizzontale e verticale. Ah, è praticamente Tris. Mettiamo in moto la macchina e vediamo chi inizia. Ci sei? Sicuro? Suona come un gioco che giocavamo a scuola che si chiama Tic-Tac-Toe. Ma perché non mi dai... Perché mi darai una moneta d'oro se vincerò? Tempo e denaro. E io sono davvero anziano. Sono stato qui per molto tempo. Voglio solo divertirmi. Capisco. Beh, giochiamo. Ok, un bel Tris. Mettiamolo al centro così abbiamo più possibilità di vincere. È già patta. Mannaggia. Allora, se io lo metto qui... In base a dove mi mette poi lui la pietra... Io posso riuscire a bloccarlo. Ah, ha vinto! Sì! E vai! Ancora? Ah, ottimo. Ok, cerchiamo di utilizzare la stessa tecnica di prima. Allora, quindi, se io lo metto qui, lui deve bloccarmi qui. Esattamente. Deve scegliere uno dei due. Ok, ok, in questo modo riusciamo a fregarlo sempre, praticamente. Molto bene, piccola creatura. Sei una maestra. Modestamente, vediamo quanti soldi abbiamo guadagnato. 13 monete d'oro. Sì, ho vinto giusto qualche volta. Continuiamo la nostra esplorazione. Visto che dobbiamo trovare la montagna. Questo è davvero uno strano orologio. Cosa vogliono dire quei numeri? Ah, suona come se qualcosa si fosse rotto. Ha dei simboli e colori. Ma non sembra mostrare il tempo. Chissà se possiamo ripararlo. Andiamo avanti. Qui c'è un ponticello, c'è il tizio che sta pescando, non vedo niente di strano. Dobbiamo assolutamente ritrovare le nostre pillole. Ciao! Buongiorno, creatura vivente. Tutto bene? Cosa stai facendo? Sì, sto bene. Cosa stai facendo? Sto annusando questo fiore. Meravigliosa creazione. Va bene. Oh beh, devo andare. Ok, il tizio annusa il suo fiore. Noi andiamo avanti. Qui c'è un cartello che non possiamo leggere.
Andiamo prima a vedere a destra. Oh, cosa siete? Sembrate delle favole. Delle favole, delle fate. Siamo i più puri dei sentimenti, la luce di tutti i materiali. Siamo Valokas. Oh, siete davvero splendenti e mi fate sentire felice, così felice. Guarda, creatura, uno dei giovani Valokas riceverà il tuo scudo. Il suo scudo. Disse. Oh, un giovane Valokas. Soldato del sole, creatura della terra, frutto del seme. Lascia che l'universo ti illumini con la sua verità e sii libero. Ah? Dove state andando? Continuiamo il nostro percorso di vita. Che la libertà sia con te, amica mia. Signore o signora, puoi fare cose magiche? L'universo fa già cose magiche tutto il tempo. Tu stessa sei piena di magia. Ma vorrei sapere le cose. Ed è così strano, mi sento come se... No, è così brutto. Mi sento come se non sapessi nulla. Noi siamo la luce, noi siamo ovunque. Che risposte stai cercando? Voglio sapere chi ha ucciso i miei genitori e... Perché quell'orribile mostro mi sta ancora inseguendo? La verità... verrà rivelata a chi cerca. Il tuo cammino verso la verità è immenso. Tu stai vivendo in un mondo che si è rigirato contro di te. Sei così fragile per vedere la verità ora. E troppo forte per lasciarla andare. Ma, cara, non essere triste. Dobbiamo continuare. Sì, gattina, hai ragione. Qui c'è una cosa con dei meccanismi. Oh, muove le braccia di Valokas, incredibile. Ma non sappiamo ancora come utilizzarla, quindi andiamo avanti. Mi chiedo se posso raggiungere quella montagna. Sì. Eccola qua. Non c'è niente qui, solo alberi e fiori. Proviamo ad andare ancora più su. Questa montagna è davvero alta, perché è la cima. Signore, ho un problema. Sì? Io non ne ho nessuno. Il grande orologio sull'albero è rotto. Non posso farlo funzionare, per favore aiutami. Un orologio rotto, una disgrazia, povero orologio. Tu devi aiutarmi, per favore sistemalo per me. Ti prego, devo tornare a casa. Io non sistemo mai orologi per niente, altrimenti la mia vita sarebbe sprecata. Oh, sì, signor giusto orologi. Sistemeresti l'orologio... Sistemeresti il mio orologio? In cambio di questo pezzo d'oro e in nome del... Tempo? Ti prego, accetta la mia offerta. Certo, questa è un'incredibile offerta di lavoro, molto appassionata. Grande, andiamo al grande orologio e sistemiamolo. Seguiamolo. Ecco, sì, ecco qua. Che cos'è? Sembra che qualcuno abbia giocato... non qualche scherzetto, abbia giocato un brutto scherzo attorno a questo orologio. Cosa significa? Significa che qualcuno l'ha rotto. È immorale rompere un orologio senza difesa. Beh, è sistemato ora. Ti darò qualcosa che ti renderà tutto più semplice. Ecco. È un controllo remoto per l'orologio. Tu potrai viaggiare nelle quattro stagioni solamente girandolo velocemente. Ma è solo un prototipo. Quindi potrebbe non funzionare se tu sei molto molto lontana. E ricordati, il tempo è infiniti strati di realtà. Quindi stai attenta. Sarò attenta, grazie mille. Tu sei davvero un bravissimo ripara orologi.
Per favore, chiamami Cowin. Ok, signor Cowin. Io sono Fran, in ogni caso. Ci vediamo, ciao! Benissimo, ora possiamo cambiare le stagioni a nostro piacimento. Ma chissà se funzionerà dappertutto. Allora, andiamo a vedere. Stiamo in inverno, visto che ha detto che la montagna c'è solamente in inverno. Quindi il periodo è quello giusto. Eccola là. Oh, sei tu il grande mago, signore. Mi scusi, signore, sono Fran, ho bisogno del tuo aiuto. È questa la montagna di Kotrem? Mi scusi, puoi parlare? Hai troppe domande. È buono. Oh, tu hai così tante domande. È una cosa buona. Sì, il mio nome è Fran e sono umana. Ho bisogno del tuo aiuto. Un'umana? Non sembri umana. Ho bisogno che tu mi presti le pietre per aprire la porta per il mio mondo. Le pietre sono disperse. Non ricordo dove siano. Ogni volta che le cerco... Mi nascondo. Ah, ogni volta che le cerco le nascondo. Ogni volta le nascondo e mi dimentico. Quindi non possono essere trovate. Ah, no, ogni volta che le cerco le nascondono. C'è qualcuno? No, eppure no, era Ayaid, quindi le nasconde lui. Capisco, ma forse posso aiutarti a ritrovarle. Voglio solo sapere la più grande risposta di tutte. Come ce la fa il coniglio? L'ho visto una volta, un umano l'ha fatto. Ah, il coniglio è uscito fuori da un cappello. Come? È la più grande domanda di tutte. Perché niente esiste. Perché se niente esiste. Se niente esiste, non è più niente. Cioè, non è più niente. Mi chiedo ancora, come? Ma signore, per favore, aiutami, ho bisogno delle pietre. Oh, ho una visitatrice, buongiorno. Cosa ti porta qui dal grande mago? Sono io il grande mago, giusto per ricordartelo. Cosa? Te l'ho già detto, devo tornare a casa, ho bisogno delle pietre. Ah, le pietre. È passato molto tempo, sì, fino a che qualcuno venisse fino a qua per chiedermele. Faccio queste fantastiche magie tutto il tempo, così nessuno può trovarle. Lo sai, le ombre nere, i Calamas, cercano sempre di rubarmele tutto il tempo. Così devo essere sicuro. Ma signore, ho bisogno delle pietre, questa non è casa mia. Le pietre si stanno nascondendo. E se solo ricordassi i quattro indovinelli che sono connessi alle pietre. Quattro indovinelli che sbloccheranno la mia memoria. Solo quando i quattro indovinelli saranno... Solo quando ci sarà risposta corretta ai quattro indovinelli sarà possibile per me dirti dove trovare devi trovare i cinque oggetti. Questi oggetti sono le pietre che ti portano nella realtà stratificata. Quindi l'unico che può portarle indietro sono io. Oh, capisco. Beh, dimmi gli indovinelli, non c'è tempo da perdere. Lascia che ti mostri. Questa è la stella di Terta, la grande guida del cielo. La grande... è quella che si prende cura di tutta la Terra. Oh, è fantastico! Ti darò quattro indovinelli, scritti nel linguaggio di tutti. La risposta è sempre un oggetto. Metti l'oggetto nella stella di Terta sul suo simbolo rispettivo. E dopo questo... sarò capace di ritrovare dove sono le pietre. Oh, grazie. Grazie molte, signor mago. Oh, signor mago. Il re mi ha detto che tu puoi farmi tornare umana. L'ha fatto? È vero. Ma mi ricordo appena come farlo. Vabbè, si ricorderà anche questo.
Grazie mille, devo andare ora. Bene ragazzi, direi che la puntata per oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuta e ci rivediamo alla prossima, sperando di riuscire a far tornare Fran umano. Ciao a tutti!